Quindi, ritornando un po' sempre alle elezioni, la novità è questa federazione a sinistra. Sì, Ecco, allora noi naturalmente seguendo il percorso che sta brevemente. facendo il nostro partito nazionale abbiamo scelto di fare questa federazione della sinistra che inizialmente parte con i due soggetti più importanti, sia a livello nazionale che a livello locale, che è Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani. Da molti mesi lavoriamo insieme, ci riuniamo insieme, faremo una lista comune e la lista aperta a tutti quei soggetti della sinistra che vogliono stare nel nostro percorso. Quindi a nostro avviso sarebbe opportuno che anche alcune realtà che sono nate in questi ultimi tempi, insomma, rientrassero nella federazione della sinistra, perché altrimenti daremo un messaggio di frastagliamento ulteriore dopo anni di divisioni. Insomma, noi proponiamo un'unione forte e seria a sinistra, partendo appunto anche dalla nostra organizzazione, che comunque è importante nel nostro territorio, che è quella di Rifondazione, che in 10 anni, a mio avviso, ha fatto un buon lavoro di opposizione molto forte, lo stiamo portando avanti anche in questi giorni con una campagna di denuncia basata su dei manifesti, volantini e altro. Una domanda c'è stato ultimamente, c'è stato finalmente cazzo si chiamano? Sono state le primarie del Del PD. PD, è uscito vincitore, diciamo, il dottor Lombardi, anche se per pochi voti. Ecco, un commento sul dottor Lombardi e poi i rapporti attualmente tra PRC, diciamo, e il PD che, diciamo, non sono stati Direi della Federazione della definiti. Sinistra, di Sì. Fondazione Comunista. Ma i rapporti naturalmente a livello nazionale negli ultimi anni non sono stati positivi. A livello locale io credo grandi problemi non ci sono stati, anche perché siamo stati insieme all'opposizione, insieme abbiamo fatto tante battaglie, naturalmente ognuno col suo stile, ognuno col suo modo di far politica. Sulle primarie c'è stato un risultato netto a favore di Domenico Lombardi, che è una persona stimata e ben voluta da gran parte, penso, del territorio, quindi sarà un candidato senz'altro importante. Lo stesso si poteva dire per gli altri candidati. Mori ha avuto un risultato anche lui significativo e in questi giorni ha chiesto, insomma, di porre all'attenzione anche le tematiche che aveva sollevato lui durante le primarie, che sono quelle di un rinnovamento della classe dirigente, insomma, nel caso di vittoria, come tutti ci auguriamo, del centro-sinistra a Pietra Santa. È una posizione che abbiamo sempre detto anche noi, insomma, c'è bisogno di non solo di rinnovamento, ma c'è bisogno di evitare quello che ha fatto la destra, di essere realmente alternative alla destra. Noi auspichiamo un'amministrazione senza conflitti di interessi, che non ci siano persone come ci sono state in questi anni che fanno gli architetti e sono presidenti della patrimoniale, che non ci siano assessori che vanno a vendere le case con la valigetta, che non ci siano sindaci che fanno interessi anche privati mentre amministrano. Cioè, noi vogliamo un'amministrazione che sia veramente alternativa, trasparente, che porti avanti gli interessi dei cittadini. Senti Marco, te che sei stato uno dei compagni più attivi, diciamo, quello più in prima linea, qualche volta ti è arrivata anche qualche denuncia, insomma, ci vuoi ricordare, insomma, le battaglie, quelle, diciamo, le principali di questi anni di Rifondazione Comunista? La Rifondazione Pietra Santa è stata in prima linea innanzitutto per l'ambiente, la questione degli inceneritori. Noi purtroppo è stata una battaglia persa, e anche se a tutt'oggi noi diciamo che bisognerà comunque lavorare per superarlo, quell'impianto, perché a nostro avviso non risolve il problema dei rifiuti, mette praticamente la polvere sotto il tappeto e questa polvere ce la ritroviamo nei polmoni. Ma le battaglie più grosse le abbiamo fatte appunto nel denunciare un sistema di far politica clientelare, non per niente tra le accuse che ci sono a questi signori c'è anche quella del voto di scambio, accusa magari difficilmente dimostrabile e probabile, ma che era evidente. Chi ha fatto campagna elettorale nella passata tornata sa benissimo cosa trovava in giro, trovava persone che dicevano io devo votare lì perché mi hanno promesso questo, questo e quest'altro. E questa cosa, insomma, io l'ho detta pubblicamente, non ho problemi a ridirla e posso portare anche le persone che l'hanno detto. E quindi
Quindi le battaglie le abbiamo fatte su tutti gli argomenti, ma sull'urbanistica, ecco, voglio ricordare questo, che molte delle cose che in tanti denunciano ora si svegliano, appunto, c'è una destra che si definisce eticamente migliore, no? Perché le dichiarazioni della Lega, del PRI e di Marco Marchi dicono questo, eticamente migliore di quella che ha amministrato, infatti chiedono che siano rimossi certi personaggi, si sveglia ora e dice le cose che ne abbiamo detto da 10 anni. Sarebbe stato importante che anche figure come Marco Marchi, che sicuramente io riconosco, insomma, un modo di fare politica diverso rispetto a chi sta guidando l'amministrazione in questo momento, è stato vice sindaco fino al 2006, era assessore all'urbanistica quando succedevano certe cose. E quindi, insomma, non sono tutte figure, anche questi che si vogliono proporre alternativamente a Mallegni e compagni, come così, il nuovo che avanza. Noi pensiamo che se veramente c'è da cambiare qualcosa, Pietrasanta viene a cambiarlo con un centro-sinistra coeso, io credo che lo sarà, perlomeno lo auspico, lo spero, insomma, le discussioni le stiamo portando avanti in questi giorni per trovare un accordo, per stringere. E quindi penso che ci sia bisogno di un cambiamento reale, non solo di una rispolverata, come propone Marchi, anche se Marchi è senz'altro un candidato di spessore, ma io personalmente non lo ritengo una cattiva candidatura per la destra, però anche lui, insomma, ha le sue responsabilità. Non ci dimentichiamo non solo che è stato vice sindaco fino al 31 gennaio del 2006, ma è colui che ha atteso Mallegni che tornasse da San Giorgio e dai domiciliari, e se n'è andato quando lui è tornato. Se veramente voleva cambiare le cose, se ne andava anche lui, come ha fatto Franco Casini, come hanno fatto altri, se ne andava subito e faceva cadere l'amministrazione, veniva un commissario, come io stesso più volte avevo suggerito, faceva pulizia, nel senso che per 6, 8 mesi, 10 mesi, quello che ci voleva, sistemava lui tutte le cose che andavano sistemate, e se andava alle elezioni in maniera imparziale, se andava, invece anche stavolta ho la sensazione che come centro-sinistra andremo a fare una battaglia difficile, perché la destra fino in fondo riutilizzerà le solite ricette del 2005, ossia promesse di favori, stanno cercando di approvare alla chetichella il regolamento urbanistico, cioè, utilizzeranno i soliti meccanismi. Spero che stavolta i cittadini siano un pochino più attenti, più svegli, pensino.